Buonasera a lei, anche a lei, ma ovviamente anche a lei, e anche per me! Salve, come va? Spero tutto bene. Questa serata è bellissima, così come lei. Mi piace la sua giacca? Me la può prestare? La uso solo un momento, non penso di scappare. Al pubblico elegante porgo i miei saluti. Solo per vedermi siete venuti. Vento dall'est. La nebbia là, qualcosa di strano tra poco accadrà, troppo difficile capire cos'è, ma sento che un ospite arrivi per me! Thank you.
signor Vance per arrivare. Sì! Sì, signora Vance. Signora Vance, poi... Kitty, dove sono i bambini? I bambini, signora Vance. Non ho la più pallida idea dove siano. Sono spariti di nuovo. Kitty, è una negligenza imperdonabile. È la terza volta questa settimana. La quarta, signora. Però non mi scapperanno di nuovo. E se mi permette, vorrei i miei soldi. Kitty, non vorrà mica lasciarci. Il signor Vance si arrabbierà tantissimo. Sarà già sufficiente sapere che i bambini sono scomparsi. Inoltre era già abituata a vederla lei tutti i giorni. Kitty, la supplico, non se ne vada. I miei soldi, per favore, signora Vance. Bene. Amato, acclamato, che ritorna a casa stanco di lottare. Sono grato alla vita. Caro, volevo parlarti dei bambini. Sì, sì, sì. A casa, ora le sate. Varco l'uscio alle 6. Mi serve un bicchiere di sherry alle 6:03. Che perfetta la mia vita è. Cosa dicevi dei bambini, cara? Che ti sono persi! Che i bambini sono scappati? Che ti li ha cercati dappertutto? Ciò che è successo è che... Non cercare di spiegarmi cosa è successo. L'unica cosa sicura è che Katie ha commesso delle negligenze ed ha abbandonato i bambini. Le dirò ciò che sì. Se ne è andata, vero? Sì, caro, se ne è andata. Va bene, chiamiamo la polizia. Il poliziotto è già qui! Che? Che velocità! Un servizio spettacolare! Molte grazie, Robert! Buonasera, gente! Passo pure! Grazie, signor Vance! Guardi, mentre facevo il giro del controllo del barco, ho trovato degli oggetti di valore smarriti. Pensano se non so, signore? Entrate, bambini! Sì, Michael! Winifred! Non sia troppo permissivo. Io non sarei troppo duro con loro, signore. Saranno molto stanchi dopo questo giretto. Bambini, venite qui subito. Perdonaci, papà. Ci siamo persi. C'era molto vento e l'aquilone ci ha trascinato lontani a tutti e due. È vero, è stato l'aquilone a scappare. Non i bambini. Agente, posso risolvere da solo questo caso? La verità è che l'aquilone era malefatto. Come l'abbiamo fatto noi? Se ci avessi aiutato tu a farlo. Puoi aiutarci, papà? Ottima idea! Aiuti i bambini! Ricordo esattamente... Agente! Le sono veramente grato di aver riportato i bambini a casa. Ma ora, se vuole passare in cucina, vi serviranno ciò che desidera. Grazie. Ma sono in servizio. Grazie, signora agente. Di niente, signorina. Buonasera, signora Banks. Buonasera, signor Banks. Mi dispiace molto per ciò che è successo, George. Immagino dovremo parlarne. Immagini bene, ma sarà domani. Per oggi è sufficiente. E lei, porti i bambini a dormire immediatamente, per favore. Sì, signor Banks. Andiamo, bambini. Lo sapevo. In questa casa, quando le cose si mettono male, chi ne paga le conseguenze? Io! È ovvio! Qui non c'è bisogno di una ragazza onesta e lavoratrice. Qui c'è bisogno di una domatrice di bestie. Thank you.
dispiace, tesoro, ma quando ho scelto Katie pensavo fosse inflessibile con i bambini. Aveva un aspetto così formale e rigido. Abbiamo avuto 6 date negli ultimi 6 mesi e sono state tutte un assoluto disastro. È vero, caro. Farò del mio meglio la prossima volta. Scegliere la data per i bambini è un compito importantissimo e delicato. In queste circostanze, credo che la cosa più appropriata sia che io stesso proceda a sceglierla. Metterò un annuncio. Prendi nota, cara. Sì, George. Si cerca. No. Cerca citata irremovibile, onesta e rispettabile. Con tutti gli attributi da un buon generale. Autorità, polso, energia e disciplina. Questo è ciò di cui hanno bisogno i nostri figli. Lo hai scritto? Sì, caro, tutto. Una banca inglese è pura precisione. Come una banca deve essere nostra casa. Fondamentali sono la disciplina e l'ordine. Senza questo solo disordine, catastrofe e anarchia. Papà? Che? Abbiamo pensato ciò che è successo e ci pentiamo. Non ne ho dubbi. Abbiamo fatto male a scappare. Sì, molto male. Promettiamo che non lo rifaremo. Mi fa piacere che abbiate deciso di collaborare. Certo che sì, papà. Per quello abbiamo scritto questo annuncio per cercare nuova tata. Voi lo avete scritto? George, permetti a Jane di leggerlo. Non dicevi che eri contento che noi collaborassimo? Va bene. Cerca citata per due bambini molto buoni. Quel molto buoni è piuttosto discutibile. Che sia buona, sia paziente, sempre allegre e divertente. Non dovrà gridare. Questo ce l'ho messo io. Ma sol giocar dovrà badare a noi bambini. Siamo vivaci ma carini. Molti regali farci e poi cantar per noi. Se vorrà farsi amare le poesie non ci farà studiar. Sarà convinti leggeri e niente buche di clisteri. Papà, anche questo ce l'ho messo io. Se te la senti, io vi dire, non te ne faremo mai pentire. Nel lettore che non ti mentere, né sale nel tè, né pepe nel caffè. Se l'offerta ti va bene, fa presto. Jane e Michael Banks. Molte grazie. Molto interessante. Ma basta con queste sciocchezze. Andate a fare qualcosa di utile. Helen, porti i bambini nella loro stanza, per favore. Cerca un modo di aiutarti. Sono solo bambini. Lo so che sono solo bambini. Ed è esattamente per questo che io devo occuparmi di questa faccenda. Che canti, che giochi. Io so perfettamente di cosa hanno bisogno i bambini. Ma non abbiamo ancora messo nessuna luce. Però posso vedere le sue differenze.
Questo lo vedremo. Scusa, una domanda. Dove ho trovato questo fogliettino? Credevo di averlo rotto. Continua. Scusa, martedì? Dai, martedì, sì. Adesso vado per la fine. Prego. Grazie.
Bene, adesso iniziamo. Iniziamo cosa? Il vostro nonciono diceva che sapessi giocare a tante cose. Sì! Bene, il primo gioco si chiama Chi ben inizia è a metà dell'opera. Credo che non mi piacerà. Aiutiamo i vostri giocattoli a tornare al loro posto. Li noto tristi, abbandonati. Sono solo giocattoli, non sentono nulla. Non un gioco, è un imbrogliona, Jay. È solo un gioco! Vero, mio amico Vince? Dipende da come la vedi. Vedete, in ogni mansione c'è un elemento divertente. Se si cerca quell'elemento, il lavoro diventa divertente. Qualche fiore dal giardino. Con permesso, signora Banks. Bene, così come noi donne possiamo cucinare e avere figli, dovremo anche poter votare. Marcia! Marcia! Cos'è tutto questo? Sembrerebbe che la realtà sarà molto speciale. Credo che potremmo aiutare. Sì, possiamo fare per carte. In quanto sono la maggiore, io sbatterò le uova. No! Lo voglio fare io. Tu è meglio se fai questo.
pasti. Questo sembra disgustoso, Michael! Thank you.
Buongiorno, Bert. Dipingi di nuovo per strada? Buongiorno, agente Jones. Sai, bisogna fare un po' di tutto. Ma quante cose fai, Bert? Spazzacamino? Pittore? Postino? Falegname? Fabbro? Calzolaio? Sognatore? Del psichiatra? Agente Jones! Agente Jones! Agente Jones! Non ha visto che sta arrivando una nave pirata? Sono dei mascalzoni! Sicuramente vengono per il mio bottino d'oro! Devi evitarlo! Ma ammiraglio, lei è un vecchio navigatore, quindi immagino che sappia difendersi molto bene dai pirati! Certo che sì! Mai mai! Non sulla terraferma! Ammiraglio! Dinga! Ecco la sua nave! Ora può affrontare i pirati! Oh, mia bella nave! Quanto mi sei mancato! Grazie, amico! Levate le ancore! Salviamo! Bambini? Questa volta accompagnati dalla loro nuova tanda! Vediamo quanto tempo rimane! Mary Poppins! Meraviglioso! Bert! Felice di rivederti! Ti presento Jane e Michael! Li ho visti correre dietro l'aquilone! Non è vero? Sai, Bert? Mary Poppins vuole farci fare un giro al parco? Al parco? Non credo! Le altre tante ci portano i bambini! Ma se andate con Mary Poppins vi ritroverete improvvisamente in posti che non avete mai sognato! E più velocemente di quanto un gallo canti, le cose più strane e sorprendenti cominceranno ad accadere! Non ho idea di cosa tu stia dicendo! Non lo so, bambini! Non mi sorprenderebbe se volesse portarvi in un posto come questo! Sono state tutte dipinte da te! Sì, esatto, Michael! Quale ti piace di più? Questo! A me piace più questo, Bert! Ma solo questo, signora Corri! Chi è la signora Corri? La signora Corri, una vecchia amica! Esiste davvero? Ovvio che esiste, Michael! Ha un negozio di conversazioni! Non è possibile! Non è vero, Mary Poppins? Più che sì! Tutto è possibile se lo vogliamo! Voglio conoscere la signora Corri e andare al circo! Sì! E anche andare al mondo dei giocattoli! Non credo sia possibile andare ovunque oggi, ma... Cosa dici, Mary Poppins? Penso che possiamo andare ovunque, con un po' di magia! Sì! Possiamo aprire gli occhi. Ma guardate chi c'è qui! Niente di più, niente di meno che Mary Poppins! Signora Corri, vengo con due bambini, Jane e Michael. E con Bert naturalmente. Signora Corri! Voi siete Jane e Michael Banks, figli di George Banks, vero? Sì, come conosci mio papà? Quando tuo papà aveva la tua età, veniva per questo! Il suo biscotto allo zenzero a forma di stella! Non è più venuto? Questo significa che anche mio papà era stato un bambino? Incredibile! Signora Corri! Vorremmo un paio di conversazioni! Ah! Una paio di conversazioni! Lo vedete per oggi! Ma ho avuto un sacco di chiacchiere tutto il giorno! Ma il mio amore sa poche lettere! Allora, metà Jane e metà Michael! Forza ragazzi, formate una parola! Aiutami, Bert! Ce l'ho... Rospo! Basso! È molto difficile! Gatto, ma dovrebbe essere gatto! Tacco! Tutto questo incredibile, Mary Poppins! Non so cosa dire per dire che questo è così bello! Io so
so cosa puoi dire. Super cali fragilistiche spirali rosso. Che vuol dire? Niente, è tutto. Però com'è possibile? È una parola che usi quando non hai altro da dire. Non è vero, Bert? Sì, è così. È molto utile per esprimere i sentimenti. Super cali fragilistiche spirali rosso. Quali essere magici?
Winifred! George, sono bambini e sono felici! Sì, papà, è stata la cosa più bella che ci è successa. Abbiamo conosciuto la signora Corrie e ti manda questo! Supercalifragilisticoespiralidoso, supercalifragilisticoespiralidoso, supercalifragilisticoespiralidoso. Non conosco nessuna signora Corrie. Winifred, per favore, solo voglio pace e tranquillità. George, non sei tu che dici sempre che vuoi una famiglia spensierata e allegra? Vorrei farti osservare che c'è una leggera differenza tra allegria e irresponsabilità. Sta accadendo qualcosa di strano, molto strano, da quando è arrivata questa donna a casa. Credi che non l'abbia notato? George, sono accadute cose meravigliose dall'arrivo di Mary Poppins, non c'è niente da spiegare. Supercalifragilisticoespiralidoso, supercalifragilisticoespiralidoso, supercalifragilisticoespiralidoso. Ehi, porti i bambini nella loro stanza, per favore. Mary Poppins, si avvicini. Proprio così, signor Barnes. Mary Poppins, sono tremendamente deluso di lei. Sarò in parte responsabile per aver permesso ai bambini di trascorrere giornate in inutili frivolezze. Ma è il momento che si rendano conto della serietà della vita. Ma George, sono così giovani. Proprio così, Winifred. E dalla luce di quando... Sei sicura di quello che fai? Proprio così, Winifred. I figli devono crescere e formarsi sempre con rigore. Forse lei ignora il mio lema. Serietà, austerità e pulcritudine. Non voglio disordine, disciplina, caos, sregolatezza. Come comprenderà Mary Poppins, questo non è per niente conveniente. Sono proprio d'accordo con lei. In breve, mi secca sentire i miei figli che hanno passato una giornata a tentare uscire da un disegno. Fa bene a portare spazio, ma sempre in luoghi istruttivi e che imparino cose realmente pratiche. Non queste parole assurde come supercalifragilisticoespiralidoso? Proprio questa. Brava, l'ha detto. I bambini devono imparare cose di profitto. Più se la loro educazione deve basarsi su cose reali. Allora vuole che siano come lei. Esattamente. Non si preoccupi, signor Barnes. Domattina, come sua intenzione, pulite e pedinatizzerà e con lei verrà. Eccellente. Molte grazie per il pubblico. Portarli con me? Per andare dove? Alla banca, secondo la sua proposta. Ho detto questo? Adesso li prego di scusarmi. Domani sarà una giornata molto importante per loro e anche per lei. Voglio che facciano una bella dormita. Buonanotte, signor Barnes. Buonanotte. Ciao, prego. Winifred, ho detto che volevo portare i bambini in banca? L'intenzione sembrava quella, cara. E perché no? Eccellente idea. Sì, signore. Perfetto. Che vogliono uscire con il papà, devono andare a dormire. Usciamo con papà? Sì. Non è possibile, non è mai accaduto di uscire insieme a noi. Non ci porta mai da nessuna parte. Come sei riuscita a convincerlo? Riuscire a convincerlo? Di cosa? Tu hai messo in testa questa idea, vero? Che insinuazione impertinente. Mettere io idee in testa di vostro padre? Ma dico io. Ma dove ci porta? In banca, dove lavora. Andiamo in banca, Michael! Vedrai, sarà meraviglioso! Papà ci spiegherà tutto!
adesso andiamo a dormire. Conosceremo i banchieri? Sì! E faremo nuovi amici? Sì! Quando arriveremo in banca, vedrai quello che puoi fare con quei due peli.
Eso lo sicuro, che l'idea ti piacerà. Andiamo. Vuole briciole, ripate, per favore, solo due penny, sacchetto, briciole, briciole, ripate, per favore! Bambini, siamo arrivati. Questa è la banca. Che ve ne pare? Molto grande. Sembra triste. Bambini, dovrete tenere una condotta esemplare, che arrivano i proprietari della banca. Per favore, non fatemi fare una brutta figura. Le capita. Buongiorno, signore. Questi due sono i miei figli. E perché sono qui? Desiderano aprire un conto corrente. Un conto corrente? Sì, chiaramente. Per qualche altro motivo, altrimenti. E di quanto denaro disponete, giovanotti? Due penny, però ci voglio tanto a mangiare, piccione. Non ha senso, giovanotto. Lo stesso che dico io. Ma sono sui soldi! E noi siamo gli specialisti in far fruttare i suoi soldi. Come? Due penny? Esattamente la somma con cui ho cominciato. Lui è il proprietario della banca. Un gigante del mondo della finanza. Un gigante? Vediamo. Mi lasci dare un'occhiata a quei due penny? No! Io voglio andare a mangiare i piccioni. L'unica cosa che terrai saranno piccioni grassi e senza nessun beneficio. Se investirete i vostri pezzi in banca avrete dei vantaggi, potrete capitalizzare. Capirete cosa vi sente nel raggiungere il potere che non hanno il credito può dare. Affidatevi al consiglio degli esperti banchieri che saggiamente investono del capitale. Vedete, sarete azionisti di ferrovie in Africa, di flotte di navi. Piantagioni per tutto il mondo. Dovete investire con passione. Figaro, dammi i tuoi soldi. Non mi dare! Se depositi adesso, subito profitti aumenteranno il tuo capitale. Avrai soldi e ricchezze. Pensa quante cose potrai fare. Benvenuti alla grande famiglia degli imprenditori! Benvenuti! 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 Voglio i miei soldi! Dammi i miei no, soldi! Michael, no! Dammi no! Soldi! Ah! Michael, non essere ridicolo! Oh, fermate quei bambini! Venite con me, sediamoci.
Tenete conto che lui sta tutto il giorno seduto, rinchiuso in quella banca fredda, senza cuore, con una marea di soldi freddi. Però papà non ha dei problemi, e noi sì! Sei sicura? Credo che sia al contrario. Voi avete una madre che si prende cura di voi. Avete Mary Poppins, Ellen e me. E che si prende cura di vostro padre. Quando è in difficoltà, cosa fa? Deve risolvere da solo, così come vostra madre. Loro risolvono i loro problemi senza lamentarsi. Quindi credi che loro anche abbiano bisogno di aiuto? Non sono io a deciderlo, ma credo che i genitori sempre hanno bisogno di un po' d'aiuto. Va bene, andiamo. Oggi vi porterò a casa da una strada speciale. Bert, ma bimbi! Mary Poppins, cosa ci fate qui? Stiamo facendo una passeggiata. Allora, andiamo tutti. Bert, Mary Poppins, non ve ne andate senza me. Cosa staranno facendo? Quello lo scopriremo. Insieme, tutti 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 insieme, tut
è ora di andare a dormire. Per i Poppins, un secondo, per favore. Vuole spiegarmi cosa significa questa invasione? Come dice? Vuole spiegarmi cosa è successo? Prima vorrei chiedere qualcosa. Dica. Non do mai spiegazioni. Qui Banks, dica. Signor, non sa quanto mi dispiace per ciò che è successo oggi in banca. Posso assicurarle che io, questa sera, alle 9? Sì. Sì, signor Docks, sarò lì alle 9 in punto. Ecco qui, ti do i miei 2 centesimi, così puoi investirli. Ti vogliamo bene, papà. Verso ovest è segno di un grande cambiamento. Cosa succederà? Non preoccuparti, ammiraglio, lo sapremo presto, ma sicuramente sarà qualcosa di bello, qualcosa che stavamo aspettando. Ci hanno detto che è stato licenziato. Oh sì, chi può sapere di cosa potrebbe essere capace un uomo in un momento di disperazione? Non sarebbe male per lustrare il fiume. Vicino al ponte c'è un luogo molto frequentato dai suicidi. Stia zitto, Ellie! Credo che fosse un gentiluomo molto rispettabile, signore. No, nessun problema che io sappia. Conduceva una vita molto ordinata. Con zucchero la pillola, va giù la pillola, va giù. Ehi, signor Banks! O perlomeno è molto simile. Signora Banks, le chiedo se gentilmente può passare la voce. Non riesco a sentire niente di quello che l'ispettore mi sta dicendo. La pillola, va giù. Ciao! Allora non ti sei suicidato? È già apparso, signore! No, signore! Vivo, vivo, senza dubbio vivo. Ora sta dando un bacio a sua moglie. Ero così preoccupata, cosa è successo in banca? Sono stato licenziato, mia cara. Sono stato buttato in mezzo a una strada. È diventato completamente pazzo. George,
cosa hai fatto? Lo vedrai subito, ma dove sono i bambini? Jay! Michael! L'hai sistemato! Papà, come hai fatto ad aggiustarlo? Figli miei, prima di tutto voglio dirvi che anch'io vi voglio bene. Perdonatemi se non passo abbastanza tempo con voi. A volte devono accadere cose che ci incomodano. Per esempio, ieri non sapevo cosa dire. E mi sono ricordato di te, Jane. E di te, Michael. E ho detto, supercalifragilisticoespialidoso! Supercalifragilisticoespialidoso! Mary Poppins aveva ragione! Sì, ma sono Mary Poppins. I tempi sono cambiati. Sto in teatro grabando. Michael, non lo ricordi? Lei l'ha detto. Me ne andrò, con il tempo cambierà. Bambini, tornerà di sicuro. Grazie, Mary Poppins. Non la dimenticheremo. Mi scusi, signor Banks. Non vorrei interromperlo. Ma non le piacerebbe far volare l'aquilone con i bambini? Ma certo! Forza, ragazzi! Del velocito cambialo. Oh,
Gracias. Gracias a todos. A todos ustedes también. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Y es el momento de agradecer al equipo que ha participado en la puesta en escena de la obra. Y que llamo a acompañarnos. La maestra Chiara Santoni. La maestra Miriam Saavedra. Y Sheila Belaonia. El maestro Giancarlo Iataco. El maestro Denis Soto. La directrice Silvia Morsanuto. La directora María Jesús Yanke. La maestra Ivone Hidrogo. Y falta, agradecemos a la persona que nos han acompañado detrás de las bambalinas, Rosemary Castillo. Rebeca Matos. Mariana Benavides. Carlos Falla. Carmen Horna. Jessica Tancún. Y los estudiantes Sebastián Barreto. Christopher Salazar. Alberto Hurtado. Angie Mesía. A todos ustedes, nuestro más cálido abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches con todos. De verdad, una vez más y por última vez por este año, muy orgullosa, nos han emocionado con sus talentos artísticos y con su excelente nivel del idioma italiano. Con eso cerramos las actividades de la Semana de la Lengua Italiana por este año de una manera realmente espectacular. Muchísimas gracias a todos los estudiantes y a todos los que han participado en ese proyecto. Muchas gracias. Directora, gracias. La magia de este momento, de esta noche, de este derroche de arte, de arte escénico, de canto, de danza, esa magia no se puede dar sin la presencia de ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias a nuestros estudiantes, a nuestros queridos padres. Por esa conexión con el arte. Gracias, gracias una vez más por estar aquí. Bueno, había un agradecimiento más que me lo he olvidado. Son Valentina Guerra y Diego del Campo, que han sido nuestros anfitriones. Gracias.
Ahora que hemos finalizado la presentación, les pedimos que se puedan retirar en orden, pero acompañamos nuestros estudiantes. Un aplauso.